qua, ha visto che c'è un altro autovelox puntato dal nulla? Un altro? Ma accidenti, ma qua cos'è questo autovelox? Continua a mettere da tutte le parti, ma accidentaccio, la miseria. Ma veniamo qua al microfono, che ci penso io adesso, faccio vedere io cosa succede con questi autovelox. Dall'uomo con cappello. Quindi praticamente mi avete fermato perché avete visto questo altro autovelox qua dietro. Caspita, ma chi l'ha messo? Un altro, è comparso un altro autovelox. Ma qua oggi compaiono con i funghi, ma com'è che continua a proliferare questi funghi? Sono peggio di quelli di Chernobyl, direi. Ma senta, ma perché mettono questi autovelox? Secondo lei che fa le riprese, che mi ha fermato? Fanno cassa ai comuni. Ecco, questa è un'idea che non mi era sfuggita, però può essere un'ipotesi interessante. E quindi noi vedremo perché metteranno questi autovelox. No, perché metteranno? Perché li ha messi e ne mettono qua, Bardolino e anche a Garda, Costermano, tutti i paesi del lago di Garda, perché praticamente più autovelox metti, più budget fai. E quindi al di là dopo della gente che deve viaggiare a una certa velocità, deve andare certamente a una velocità non sostenute, però andare di sotto del limite del 30 all'ora diventa certe volte difficile, molto difficile. E quindi vediamo questi autovelox cosa hanno, se hanno qualcosa di interessante per le nostre tasche e per le nostre orecchie, ma anche per la nostra vista. La nostra vista, insomma, non sono belli da vedere, certamente. Ok, ma Rodotà, Marini, ma chi di questi due prevarrà? Ma a noi, alla fine, cosa cambia, cosa ce ne importa? Ecco, siamo qua a Bardolino, qua davanti a questa scultura scolpita con un paesaggio guardesano attorno, e qua c'è il controllo proprio della velocità, cioè praticamente se io, uomo col cappello, passassi più veloce innanzi a questo tazzebao, mi multerebbero. Ma il problema è che non si sa qual è il limite della velocità, qual è? 30, 40, 50? Vediamo cosa c'è dentro questo occhio, vediamo se l'occhio che mi scruta, ecco qua non si vede niente, praticamente siamo, qua dice velo ok, però in realtà più che velo ok, qua non si capisce che velocità bisogna tenere. Quale velocità deve fare il contribuente dello Stato italiano, quale velocità deve fare il contribuente dello Stato? Ma qua è abbastanza forse è finto anche, quindi deve fare il contribuente stato italiano per essere ai livelli di questo trabicolo che si muove e che poi, da quanto noi ci risulta, sembra non essere neanche omologato da stato italiano. Qual è la velocità? Andiamo a vedere se c'è la tabella innanzi a questo controllo velocità che segnala che c'è il controllo, l'autovelox, il velo ok qui presente. Andiamo a vedere. Ok, siamo qua. Vedete, come abbiamo detto prima, qua non c'è nessun segnale che va a indicare che c'è la funzione dell'autovelox. Siamo circa 100 metri da quella scatola arancione che poi sono qua io, che poi alla fine non contiene un fico secco praticamente, e forse, non lo sappiamo, ma non c'è nessun segnale. Questo è permesso dalla legge, ma le leggi dicono in realtà una cosa ben diversa, e questo lo dice anche l'uomo col cappello. Cioè, prima di un tazzebao simile, di un controllore di velocità simile, serve sempre un segnale che vada a indicare la velocità. E dopo questi soldi che verranno pagati dai cittadini, a che andranno? Lo Stato, le casse comunali? Serviranno per opere di pubblica utilità o verranno fatte nuove rotonde, nuovi lungolaghi? Chi lo sa? Questo al posteri, ai posteri o ai posteriori, l'ardua sentenza. Senti, ma io non vedi qualcosa tu, io non vedo niente. Ma che cavolo, ma non capisco, cioè non c'è niente proprio lì. Ma dove, che autovelox è? Okay, ma siamo qua davanti autovelox Barato Bix del comune di Garda, qua quello proprio centrale, qua in via Dognocchi praticamente, una via che percorre proprio il centro del paese, ma no, all'interno non si vede nessun velox. Che mistero, ma è questo? Ma come mai che non c'è nessuna macchinetta all'interno, che sia solo una funzione, diciamo, estetica per abbellire il paese con tali strutture che, diciamo, sono posizionate in vari punti strategici, o che sia magari d'altra parte che il comune vorrà far vedere che abbia la sua potenza, la sua forza nel far sì che i cittadini vadano a una velocità inferiore dei 30 km orari. Eh sì, perché 30 km orari,
In fin dei conti 30 km orari cosa sono? Sono niente praticamente 30 km orari, perché se uno va in bicicletta hai 30 km orari o 45 non viene sanzionato, invece con questi autovelox probabilmente viene sanzionato. Ma abbiamo visto che praticamente qua non c'è assolutamente nessuna apparecchiatura, quindi chi passa qua davanti può essere che molte volte non venga sanzionato. Speriamo ben per loro. Comunque ricordiamoci di andare piano, anche perché lo Stato potrebbe far pagare caro questo nostro sbaglio, perché a superare il limite delle 30 all'ora può diventare molto pericoloso. C'è quello di questo autovelo qua, anche qua, anche qua. Sì, bisogna rallentare 30 all'ora, sono riuscito a arrivare sotto a 30 all'ora. Sono riuscito a arrivare sotto a 30 all'ora, caspita, non è semplice, perché arriva sotto a 30 all'ora qua anche in salita, bisogna proprio fermarsi, dopo bisogna fare partire la macchina. Comunque in qualche modo penso che possiamo farcela, ma ormai è tutto un frenare, un rallentare, andare avanti e indietro così, e alla fine ho un consumo energetico che è molto superiore alla media, infatti sto sudando a fare la faccia. Ok, andiamo avanti su questa strada, ma mi sa che tra poco qua, ecco, c'è qualcosa che qua davanti, cosa sta succedendo? Ma qua, accidenti, no, ma perché? Ma c'è un altro che qua, c'è un altro autovelox anche qua. Alla faccia del porca cane, assurdo, autovelox da tutte le parti. È ora di finirla con questi autovelox, non si fa più muoversi, io mi fermo e vedo cos'è. Ma 50 e 30, ma che cavolo, cioè qua c'è l'autovelox che va, che mette 50 all'ora, qua c'è l'alta tensione praticamente, che uno si mette le mani, magari si brucia qualche, e qua mettono il limite di 30, ma che strana storia è qua, praticamente siamo anche qua sulla salita che va verso Marciaga, e praticamente qua la situazione è abbastanza complessa, perché uno non sa se fare 50 o fare i 30, quindi praticamente può accadere come quel pipistrello che abbiamo visto prima, che va a schiantarsi addosso e si può anche farsi anche un certo anche male, quindi non si capisce. Che qua c'è scritto attenzione apparecchiatura videosorvegliata, ed in effetti siamo è videosorvegliata, perché stiamo videosorvegliando da noi, perché qua attorno di telecamere io non le vedo. Le vede lei le telecamere? No, assolutamente no. Ecco, e quindi praticamente sono telecamere e la zona è praticamente, sono di qua, è video sorvegliata, io sono di qua che faccio il presentatore di questi autovelox. Ecco, vedete anche qua praticamente non c'è niente dentro all'interno, se puoi riprendere qua, vedete anche qua praticamente la struttura è praticamente vuota, e forse rimarrà vuota anche negli anni a venire, perché diciamo una cosa, se dessero le multe a tutti quelli che passano di qua e che fanno che superano i 30 all'ora, praticamente diventerebbe il paese più ricco del mondo, guarda. E quindi sarebbe bello che Garda diventasse il paese più ricco del mondo, il comune più ricco del mondo, come anche Bardolino con questi autovelox che costa Armano, che l'ha messa anche loro. Ma d'altra parte, se sono vuoti, che effetto hanno sulla psiche umana? La signora che è passata l'altro giorno sarà a ricordarsi che è passata sempre qua, e si ricorderà per tutti i giorni di tornare a Garda per vedere se effettivamente nell'autovelox c'è la macchinetta che l'ha sanzionata, ed è questo il più bel ricordo che rimarrà del paese. Ma adesso poi vai, certo autorizzati, riservato titolare tessera magnetica, esplora la tessera, ma qua veramente a testa sti qua, perché è duro che cerco di trovare parcheggio io qua, ma non sono riusciti quasi a trovarlo, non mi ricordo più neanche dove la macchina, praticamente. Quindi a forza di questi autovelox continua a farci rallentare, ci siamo fermati definitivamente per oggi qua a Bardolino. Ma io vorrei vedere se qua ha tutti la tessera magnetica. Operatore, venga con me, venga a vedere se c'è questa tessera di autorizzazione. Ma qua c'è pieno di macchine e non si capisce bene da che parte vengono tutte queste macchine. Non le prendiamo le targhe perché non possiamo divulgare, ma qua c'è autorizzazione, qua io non vedo nessuna. Vede autorizzazione lei? Neanche io non la vedo, ma che strano, eh. È tutto di parcheggio qua. Qua c'è autorizzazione qua, ma tutti parcheggiano senza, insomma, è praticamente queste macchine qua, cioè non hanno l'autorizzazione, ma accidentaccio. Allora che, scusi, ma io mi chiedo, mi domando praticamente,
là ci mettono la multa con l'autovelox e qua praticamente tutti possono entrare dentro senza avere autorizzazione. Quale sarà mai il mistero di questa situazione che si è venuta a creare nel paese? Ma insomma, vedremo cosa fare. Segnaleremo la questione alle autorità competenti. Invece noi bisogna rispettare la legge, essere ligi alle leggi e fermarsi quando c'è necessario fermarsi. Eh sì, fermarsi anche innanzi a questo panorama. Io direi che di andare. Ecco qua un'altra macchina, qua c'è un'altra macchina. Qua è un'altra macchina. Chi è questo? Questo non delle parole, chi è che ha messo questa macchina qua? Qua? Chi è? È la sua questa macchina. È la mia. Mi sono sbagliato. Anche gente così può parcheggiare qua, ma in fin dei conti può essere una distrazione momentanea, quindi poi col sole che c'è andiamo a mangiare un gelato. Quindi l'offro un gelato così almeno dopo parliamo con l'editore. Vabbè, ok. Allora, detto questo, lascia stare questo discorso e segnaleremo la questione al sindaco di queste macchine in divieto di sosta. E quindi, innanzi a questo panorama, a questo uomo che va in bicicletta, diciamo, torniamo a due ruote, alle quattro ruote. Ma l'importante è non fermarsi mai.